Siamo con Francesco Mercurio, direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli e per il secondo anno partner della rassegna Squilibri Incontri di Lettura. Perché innanzitutto la biblioteca ha scelto di affiancare la rassegna Squilibri e cosa significa per una biblioteca appunto incentivare la lettura attraverso incontri che vedono protagonisti esponenti del mondo del cinema, del giornalismo, della letteratura? Immaginare una biblioteca come la Nazionale di Napoli soltanto come un luogo di ricerca, anche di ricerca molto avanzata, significa in qualche modo immaginare una biblioteca dimezzata, perché è fondamentale per una biblioteca anche di conservazione, quella della nostra, avere un rapporto diretto con il proprio territorio e avere la capacità, attraverso dei terminali che sono queste associazioni straordinarie presenti sul territorio, mi riferisco a Buccia Alta, Soppa, si è aggiunta Officina dei Comitoli, una pagina che non c'era, queste associazioni che da anni meritoriamente stanno lavorando sul nostro territorio per diffondere il libro e la lettura, che sono gli elementi eccezionali, straordinari della nostra conoscenza. Leggere significa conoscere, conoscere significa farsi una propria opinione, farsi una propria opinione significa governare in realtà te stesso e i rapporti con gli altri e con chi ti circonda. Ecco, questo è uno degli obiettivi fondamentali di una biblioteca, quello di consentire a chiunque, senza preclusioni di sorta, di poter costruire una immagine di se stesso, una consapevolezza di se stesso. Poi può prendere qualsiasi tipo di indirizzo, non tocca a noi decidere se deve essere bianco o nero, giallo o verde qualcuno, ma quello che a noi interessa è che abbia tutti gli strumenti, e gli strumenti passano attraverso la lettura, gli strumenti passano attraverso il libro, gli strumenti di conoscenza. Quindi quando abbiamo avuto l'opportunità di incontrarci, ragionare e trovare delle affinità profonde fra un'istituzione dello Stato, quale la Biblioteca Nazionale, e delle associazioni culturali, come quelle che vi ho appena citato, e lavoriamo benissimo insieme, per me è stato un incontro felice e abbiamo sperimentato l'anno passato, sperimentiamo quest'anno con un passetto più avanti, ragioniamo di cultura, ma anche guardando alla società, ragioniamo di cultura, ma pensando a dove e come viviamo. In particolare poi la rassegna Squilibri si caratterizza per il forte coinvolgimento di un pubblico giovane, di studenti. Quanto ancora c'è da lavorare su questa nuova generazione? Credo che ci sia da lavorare esattamente quanto si è lavorato sulla vecchia generazione, sulla mia generazione, quella dei miei genitori, quella dei miei nonni e quella dei miei bisnonni, ossia ogni generazione è portatrice di bisogni, di domande. C'è una generazione nuova portatrice di bisogni nuovi, di domande nuove, a cui fondamentalmente è compito degli adulti dare delle risposte, anche qui degli strumenti dove poi uno liberamente possa farsi, formarsi una propria opinione, una propria idea del mondo. E incontrare i ragazzi, lavorare attraverso il libro, con i ragazzi, significa anche, se mi è consentito un termine, come dire, non consono alla biblioteca, ma lavorare per i miei clienti futuri. E quindi immagino che attraverso un'attenzione, un amore che si sviluppa per il libro, domani questi ragazzi possano diventare degli utenti forti, dei lettori forti della nostra biblioteca. Un'ultima domanda. La Biblioteca Nazionale si trova a Piazza del Plebiscito, quindi nel cuore di Napoli, e sempre più sta diventando anche cuore di iniziative e manifestazioni che arricchiscono il patrimonio culturale di questa città. Segno di un'apertura sempre maggiore che forse era meno evidente negli anni passati. Cosa si aspetta per il futuro? Mi aspetto per il futuro un contratto la Biblioteca Nazionale di Napoli e Napoli, un contratto vero, sincero, dove noi siamo in grado di dare a Napoli quello che noi conserviamo, e cioè l'identità, l'identificazione
la rappresentazione storica di un popolo, di una civiltà, di una cultura straordinaria, quella napoletana, e che è diventata una manifestazione colta, e io vorrei che insieme al culto sia anche. E allora buon lavoro e speriamo che sia davvero così a breve. Grazie. Ci vorrà tempo, io ci spero. Grazie mille. Siamo con Gemma Forzano dell'associazione SUP, presente sin dal primissimo anno come parte attiva della rassegna dedicata appunto agli incontri di lettura. Come nasce l'idea di quella che oggi si chiama Squilibri Incontri di Lettura e che nel corso degli anni ha subito modifiche da parte del nome ma senza cambiare la propria essenza? Amanti della lettura, convinte che ci volesse qualcosa in città che portasse avanti la lettura, che facesse partecipare il pubblico alla lettura dei reading colti, e spronati anche da Nicola Spinosa, dell'allora sovrintendente, che ci ospitava a Villa Pignatelli, Alessandra Calvo ed io abbiamo ritrovato vita a SUP, che poi si è unita all'associazione A Voce Alta e che adesso insieme al Comitato, insieme a quella pagina che non c'era, ha formato Squilibri. Sono stati anni, questo è il 12° anno, di grandi sacrifici, di grande entusiasmo, grandissimo, ma di grandi sacrifici, di testate sbattute senza avere nulla, e soprattutto da alcune istituzioni. Devo dire che all'inizio sono state molto spronate dalla provincia, dall'allora c'era il Amato Lamberti come presidente e dalla ditta alla cultura Walter Ferrara, che ha molto creduto in noi, e quindi anche nei momenti, diciamo, di grossa difficoltà proprio morale, del grande abbattimento, della voglia di lasciar perdere tutto, siamo stati spronati da queste persone a portare avanti. Però da altre istituzioni noi non abbiamo avuto quasi nulla, qualche volta la stampa, qualche volta la visione, ma quasi nulla. Quindi ci avvaliamo di alcuni sponsor privati che fedelissimi ci seguono, e lo dico, la Mina Rubinacci, la stilista, Caronte, la compagnia di navigazione, questi sono quelli proprio che sempre ci hanno seguito, e poi a volte si sono alternati degli altri. Loro ci aiutano, però ci vorrebbe chiaramente di più, anche perché dopo 12 anni una manifestazione che è diventata importante, una manifestazione, adesso veniamo ospitati in questa Biblioteca Nazionale meravigliosa, e ringraziamo molto il direttore della Biblioteca Nazionale che veramente ci ha accolto a braccia aperte e ci consente di fare questa manifestazione così bella. SUP si occupa in particolare, diciamo, del settore dedicato al cinema, del settore dedicato alla psicanalisi. In particolare quest'anno, con il tema spinoso e purtroppo irrisolto delle migrazioni, quest'anno abbiamo scelto il tema frontiere, che sono però anche le frontiere dell'anima, le frontiere dell'uno verso l'altro. Quindi dal punto di vista cinematografico ci sarà Donatella Finocchiaro, che farà un reading, e poi con Alberto Castellano, il critico cinematografico, commenteranno dei brani che verranno proiettati sul film Terra Ferma di Crialese, un film bellissimo proprio sull'immigrazione. Per quanto riguarda invece la parte psicoanalitica, c'è una grossa collaborazione con Nancy Tesis, che è un istituto di counseling e di scienze umane, diretto da Walter Mastropaolo, fondato dal papà Mario Mastropaolo, che è scomparso qualche anno fa, e quindi ci saranno della presentazione di Cristina Nicolandrea, di Mario Mastropaolo, del libro di Antonella Manchesi, che parla proprio presenze, che parla proprio della frontiera dell'altro con il mondo, cioè dell'uno verso l'altro e quindi con il mondo intero. Queste sono le cose che teniamo a far vedere. La manifestazione è una manifestazione di successo, invitiamo tutti i napoletani a partecipare a questi bellissimi incontri gratuiti proprio per la città di Napoli, che noi amiamo molto. Grazie allora e buon lavoro. Grazie a voi.
Siamo con la presidente di A Voce Alta, Marinella Pomarici. Qual è il contributo che l'associazione A Voce Alta darà quest'anno alla 12ª edizione di Squilibri, incontri di lettura? Come al solito, noi diamo moltissima importanza alla partecipazione degli studenti. Ed infatti il venerdì mattina alle 9.30 gli studenti di tante scuole, come tutti quanti gli altri anni, leggeranno ad alta voce con un concorso reading le loro pagine più amate sul tema di quest'anno, che è Frontiere. Perché la scelta proprio di Frontiere come tema conduttore? Sì, perché è abbastanza evidente che è un tema di bruciante attualità e noi ci siamo tra l'altro collegati con il progetto ideato da Alessandro Leoriande che si chiama proprio La Frontiera, che è stato realizzato nel corso di quest'anno dal Salone del Libro di Torino, dalla Repubblica, dalla Casa Editrice La Terza e da Radio 3. E l'abbiamo per l'appunto dedicato, questo Alessandro l'aveva ideato, questo progetto, per cercare di contrastare quello che è il racconto ufficiale sulla immigrazione. E l'abbiamo dedicata questa edizione proprio ad Alessandro Leoriande, che è morto prematuramente a soli 40 anni, a novembre dello scorso anno, ed è stato grande giornalista d'inchiesta e scrittore, e ha dedicato la sua passione civile e la sua capacità di analisi, tra gli altri temi, proprio al tema dei migranti. E questa è sostanzialmente la ragione, tra l'altro voglio dire, io personalmente l'ho conosciuto, è venuto a Napoli varie volte, e quindi abbiamo avuto occasione di stimarlo, di apprezzarlo, di stare in grado di onore la tua. Squilibri è arrivata alla sua 12ª edizione, un bilancio finora dei risultati raggiunti e di quelli ancora da raggiungere? È una tutte le volte che facciamo questi incontri sicuramente abbiamo anche grandi gratificazioni, perché ci sono ospiti importanti che vengono ai nostri incontri. Per esempio quest'anno c'è Eraldo Raffinati, c'è anche la senatrice della Repubblica e scrittrice Tatiana Roig, che parlerà del suo libro, che racconta uno scottante tema del Novecento, la frontiera tra la Slovenia e Trieste. La nostra grande soddisfazione è la partecipazione massiccia degli studenti, che si divertono moltissimo a leggere ad alta voce le pagine che loro amano e soprattutto preparano nella lettura ad alta voce. Sicuramente i risultati ancora da raggiungere, ma perché questa operazione è sempre un po' difficile, è quello di raggiungere un grande pubblico, e anche perché a Napoli si accavallano poi tanti incontri culturali, non c'è alcun coordinamento, e quindi noi che siamo, è vero, tre associazioni anche sostenute dalla Biblioteca Nazionale, abbiamo un po' di difficoltà a raggiungere un grande pubblico. Sicuramente però, voglio dire, il pubblico che ci segue ci ama anche molto. E allora, in bocca al lupo per questa nuova edizione e buon lavoro. Grazie. Per Quarta Parete siamo con Maria Laura Vanorio dell'associazione La Pagina Che Non C'era, tra le protagoniste della rassegna dedicata alla lettura, in programma dal 24 al 27 ottobre. Allora, qual è il contributo, il vostro contributo all'interno di appunto questa rassegna dedicata alla lettura, che ha come tema in particolare quest'anno Frontiere? Buongiorno, io sono Maria Laura Vanorio della Pagina Che Non C'era. La nostra è un'associazione che da 9 anni organizza un concorso di lettura creativa, ci piace chiamarlo così, per i ragazzi delle scuole medie e superiori. È un concorso di scrittura e di lettura nazionale
che ha ricevuto diversi premi nel corso degli anni. Quest'anno ci sembrava molto importante il tema della manifestazione Squilibri e quindi in rete con le altre associazioni che sono promotrici della rassegna a voce alta e SUP abbiamo pensato di unire le forze e di far convergere i nostri interessi. I ragazzi leggeranno i libri degli autori che sono ospiti della manifestazione e rifletteranno sul tema della frontiera. In particolare i ragazzi della pagina che non c'era sono chiamati ad aggiungere una pagina, quindi una piccola pagina apocrifa, a realizzare un piccolo falso all'interno dei romanzi che sono presentati quest'anno nella rassegna. Tra gli appuntamenti più attesi? Tra gli appuntamenti più attesi noi abbiamo la mattina del 24 l'incontro con Marone, destinato ai ragazzi delle scuole medie, un libro che racconta la storia di Siani. Poi il pomeriggio del 24 è un pomeriggio molto intenso perché ci sarà prima un ricordo di Leo Grande, di Alessandro Leo Grande, a cui è dedicata quest'anno la manifestazione Squilibri. Poi con Claudia Zonghetti parleremo di Anna Karenina, quindi grande classico in traduzione, in questo caso la frontiera è una frontiera linguistica, e con Fabrizio Coscia, sempre il 24 pomeriggio, parleremo della bellezza che resta, un libro bellissimo, una riflessione frontiera vita-morte, ultime opere. Il 26, sempre per i ragazzi iscritti e le scuole iscritte al progetto della pagina che non c'era, ci sarà Eraldo Affinati con Tutti i nomi del mondo, anche qui un libro attualissimo nato dalla sua esperienza di insegnante con i migranti. Dalla vostra esperienza, cosa vi aspettate da questa rassegna e quindi dal coinvolgimento dei ragazzi? Degli studenti. Speriamo, come negli anni passati, di avere un pubblico attento e curioso. Abbiamo visto che questa modalità, cioè quella di intervenire nei libri e di trovare la propria voce all'interno del libro di scrittori importanti, è una molla che spinge alla lettura. Siamo una società, un'associazione che ha questo tra i suoi obiettivi, la promozione della lettura, e quindi speriamo che i nostri studenti e gli insegnanti che li accompagnano, e sono tantissimi, riusciranno a cogliere la bellezza e la ricchezza del programma di quest'anno. Grazie mille, buon lavoro. Allora.